Non dobbiamo dimenticare che la buona notizia è una buona notizia straordinariamente gloriosa e eternamente potente, perché risolve una situazione che è eternamente tremenda, così tremenda che io non so descriverla. Per natura, tutti gli uomini e tutte le donne sono destinati ad un'eterna perdizione. Quando il figlio che tu ami è nato, se non interviene la fede a salvarlo, tuo figlio è destinato all'eterna perdizione. Meditavo un giorno su un'affermazione di un pastore che diceva: io vorrei che i miei giovani che stanno cominciando il loro cammino nel servizio cristiano per essere pastori, predicatori, più che stare 5 anni in una scuola biblica, che stessero semplicemente 5 minuti all'inferno, affinché si rendessero conto qual è il valore della loro predicazione. Ma che cos'è l'inferno? È un'alternativa al paradiso? No, l'inferno è un eterno tormento che non avrà mai fine. Quante preoccupazioni danno i figli? Io e mia moglie non abbiamo figli nostri, ma abbiamo tanti figli tra i vostri figli. E noi piangiamo per loro, spendiamo tempo con loro. E sapete perché? Perché se loro non sono ancora salvati, è loro che hanno bisogno delle nostre attenzioni più che tutti gli altri. Ve ne rendete conto, sì o no, di questo? Se voi avete in un mare in tempesta 50 persone che sono già sulla nave di soccorso e 20 che sono in mezzo al mare, chi sono quelli che hanno bisogno delle vostre attenzioni? Chi sono? Ci sono uomini, donne che pensano di avere i piedi sulla terraferma e invece sono in mezzo alla tempesta e non considerano questa verità. L'inferno inizia e non ha fine. C'è un solo modo per vivere ed è Cristo Gesù. Tutto il resto è inganno, è morte. Il diavolo viene e ti dice: sei giovane, sei bella, sei bello, hai talento, va! Vai dove è il tuo nome scritto nel libro della vita. Sei completamente arreso al Signore. Puoi vantarti dinanzi a chi ti sta a fianco di essere stato reso diverso, un altro, un'altra, che vivi controcorrente, che non ami le cose che altri amano. Puoi tu testimoniarlo, puoi tu dire: il mio nome è stato scritto nel giorno in cui il mio cuore è cambiato. Ha Dio cambiato il tuo cuore? Non mi importa se hai 11 anni, 10, 9, perché dinanzi al trono ci sono grandi e piccoli. Non smettiamo di piegare le nostre ginocchia, perché la somma di tutti i problemi che i vostri figli, i vostri nipoti avranno nel corso di questa esistenza non può essere minimamente paragonabile dal problema che oggi essi hanno se non sono salvati. Se stiamo in bilico tra il mondo e Dio, pazzi! Come puoi stare in bilico tra l'inferno eterno e la salvezza eterna che oggi Dio ti offre e che domani potrebbe non offrirti più? Pazzia rimandare, è follia tapparsi un orecchio e ascoltare la voce di Dio solo a metà, mentre con l'altra si ascolta la voce del mondo. Cosa desideri mentre l'inferno è ancora acceso sotto i tuoi piedi? Cosa desideri? Sia uno solo l'oggetto dei tuoi desideri. E per questo prega notte e giorno. Cristo Gesù, il tuo Signore, l'unico che può salvarti.